Ora sono nel mio letto. È notte fonda e per nulla fondo è il mio sonno. Resto vigile. Occhi sbarrati sul cuscino in direzione della finestra lasciata aperta a far filtrare l'aria. La mia camera è al secondo piano della casa. Steso sul materasso posso guardare fuori e trovare la notte araba, che poi è sempre una notte stellata. E io resto convinto che ogni brilluccichio lì in alto sia spirito di narratori e poeti che resero grande, eterna, immortale la nostra polvere. Quarto appuntamento dei dibattiti. Questa volta parleremo di una casa editrice frizzante, spumeggiante, esplosiva. Parliamo di Lupo Editore e qui con noi a dibattiti abbiamo Cosimo Lupo. Grazie, salve a tutti. Allora, Cosimo Lupo, parliamo di questa, della nascita di questa casa editrice in poche battute e poi procederemo oltre. Poche battute, nasce nel 92, da un sogno, un desiderio, è il mestiere che ho sempre sognato e sono riuscito forse a farlo. Cioè tu sei passato praticamente, facciamo un po' di gossip, da un posto fisso con le tredicesime, quattordicesime, quindicesime, eccetera, eccetera. Un salto nel buio. Sì, io sono nato editore, volevo fare l'editore e l'ho fatto. La mia vita sono i racconti, le storie, la cultura, la sperimentazione. Io so che Cosimo Lupo, ovvero Lupo Editore, ha una specializzazione in particolare. Sì, amo la letteratura per l'infanzia. Sono nato così, ho cominciato con i libri per i bambini. Dopodiché le sperimentazioni sono andate verso altro. Perché pubblicare libri per bambini non è affatto facile, come non è facile scriverlo, come non è facile illustrarli. Questa è l'editoria infantile, il più grande concorrente è Walt Disney, immaginiamo, quindi io avevo molta strada da fare. Sperimentiamo a tutto campo, abbiamo diverse collane, la narrativa chiaramente è il mio amore, narrativa sperimentale con collana di strada, Sput, con collana per emergenti, Inbox, con collana d'eccellenza, Top Cap. Adesso sperimentiamo anche le graphic novel, che sono una novità del mercato, un misto tra fumetto e racconto. Io so ad esempio che fate una bellissima rivista che si chiama 1, 2, 3 stelle, che addirittura ha riscosso l'interesse anche di critici del New York Times. Certo, 1, 2, 3 stelle è stata considerata una, forse l'unica rivista impostata in questo modo. 1, 2, 3 stelle è un laboratorio di carta per operatori e professionisti dell'editoria infantile illustrata. È un tabloid bellissimo, sarà semestrale dal 2011, è stato quadrimestrale nel bellissimo. 2010 con concorso a tema. Sappiamo anche che hai avuto un rapporto ultimamente, anzi un contatto ultimamente con una casa editrice intercontinentale. Una casa editrice indiana che ho proprio incontrato a Bologna Book Children. C'era questa casa editrice indiana molto bella, dove una piccola cooperativa stampa in serigrafia libri manufatti, cioè proprio con le mani li fanno. E la massima tiratura sono 10 o 12 libri per titolo. Quindi il Lupo Editore ha un respiro internazionale. Esatto, di 12 libri per titolo. Una piccola anticipazione per il futuro? Anticipazione per il futuro? Noi punteremo ancora sulla grafica. La nostra idea è quella di fare dei libri non solo belli da leggere, ma anche belli da vedere come oggetto. Quindi attorno alla casa editrice ci sono molti talenti, non solo dal punto di vista della scrittura, ma anche dal punto di vista dell'illustrazione e della creatività. Voglio trovare soluzioni nuove per un'editoria, diciamo, del futuro. Ecco, questa è la mia missione, almeno così mi immagino il mio futuro. Benissimo. Parliamo adesso dell'ultima novità di Lupo Editore, che è Parola di Dio, Kalimat Allah, di Federico Ligotti. Parola di Dio, una graphic novel splendidamente illustrata da Boris Colorbrand, con una ragazza poi copertinese che ha uno pseudonimo fantascientifico, molto molto brava. Una graphic novel che racconta delle disgrazie di un popolo, il popolo palestinese, che a volte, forse, a causa di una parola molto influente, quella di Dio, non riesce a dialogare, non riesce ad andare avanti e si è autoflagellato. Quindi testo provocatorio e pericoloso. Ah, un testo molto pericoloso, direi, perché si tratta di una santa e sacra parola. E noi lo consigliamo. Parola di Dio. La prossima. La cultura comincia il suo veloce processo di combustione e soffocamento, segno che il vento è mutato, sulla rovente griglia di violenza che perpetua il dolore del nostro popolo. Una griglia fumigante, sopra la quale il palestinese ruota, illudendosi di essere in azione,
e di aver trovato una comoda uscita, quando invece è uno spiedino di carne quasi cotta, uno scherzo della natura islamica, un luogo geografico mal posto in mezzo ad un continente di banchetti a invito chiuso.